Ciao, ti do il benvenuto a questo nuovo video di Autoscuole Zonta Padova, intitolato Come superare l'esame di teoria della patente metodo Zonta. Che cosa vedremo in questo video? Innanzitutto scopriremo la procedura d'esame, cioè tutte le procedure che dovrai eseguire il giorno del tuo esame di teoria, sia dal punto di vista pratico, quindi l'utilizzo del computer, sia, punto numero due, sveleremo i segreti del metodo Zonta per superare l'esame di teoria della patente in modo facile e sicuro. Cioè tutti quei trucchetti che abbiamo sperimentato negli anni con i nostri allievi per affrontare con sicurezza e senza paura la tua scheda d'esame. Allora, iniziamo innanzitutto dalla videata che tu troverai all'inizio della procedura. Dovrai cliccare sul riquadro grigio e a questo punto si aprirà una schermata dove tu dovrai inserire il codice fiscale che avrai a portata di mano e poi alla fine premere il pulsante in basso con scritto login. Leggiamo anche il testo. Il candidato consegna all'esaminatore il documento di riconoscimento e lo statino. Mi raccomando, il documento di riconoscimento deve essere la carta d'identità in corso di validità. Se sei cittadino extracomunitario devi avere anche il permesso di soggiorno valido e devi avere con te ovviamente anche il codice fiscale in quanto dovrai digitarlo in questa schermata. L'esaminatore verifica la corrispondenza dei dati con quelli presenti nella lista dei candidati, si accerta dell'identità del candidato e gli assegna una postazione di esame, cioè ti fanno sedere in un tavolino dove ci sarà il tuo computer. A ciascuna postazione è assegnato un personal computer con schermo di tipo touchscreen, su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Pertanto, toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree, si attiverà il comando indicato sull'area stessa. Prima di iniziare la prova, il candidato deve inserire il proprio codice fiscale mediante la tastiera touchscreen del PC della sua postazione e accedere al corso di autoistruzione, che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per muoversi all'interno del corso di autoistruzione, il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando l'azione da fare. Terminata la lettura del corso di autoistruzione, l'esaminatore darà avvio alla prova d'esame. Quindi noi a questo punto digiteremo il codice fiscale che finirà, come vedi, nel campo bianco subito sopra il pulsante login, dove dovrai poi cliccare. A questo punto vediamo delle altre istruzioni generali. Innanzitutto, dopo aver cliccato login, apparirà il tuo codice fiscale, il cognome, il nome e la tua fotografia che è registrata al CED della motorizzazione. Questo per avere un'ulteriore conferma che ti sia stata assegnata la postazione corretta e che tutto sia in regola per procedere. A questo punto tu cliccherai il pulsante conferma cognome e nome. Vediamo altre istruzioni di carattere generale. La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano o eventualmente con apposito oggetto fornito dall'esaminatore. Il candidato potrà liberamente navigare all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda all'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte date. Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni, locuzioni significa frasi, contenuti nelle proposizioni delle domande. Quindi tu non potrai chiedere nulla all'esaminatore. Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella schermata di riepilogo. Premuto il tasto di conferma, la prova viene considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda. Attenzione perché durante lo svolgimento della prova non è consentito consultare testi, fogli o manoscritti, non potrai comunicare con gli altri candidati, non potrai spegnere il PC, non potrai allontanarti dall'aula prima del termine del turno d'esame. Sarà vietato utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radiodivisrici trasmittenti e apparecchiature di comunicazione. In particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova. È vietato utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il PC assegnato, palmari o altre apparecchiature informatiche
ed è vietato anche disconnettere i cavi della postazione. Inoltre, i candidati colti in flagrante violazione di tale disposizione saranno allontanati dall'aula e considerati respinte la prova d'esame. Durante la prova non è permesso comunicare tra i candidati, non allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore. Solo l'esaminatore è autorizzato a circolare tra le postazioni d'esame e ogni eventuale anomalia nel funzionamento del PC deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano. Potranno sostenere l'esame rispondendo a quiz nella lingua straniera prescelta e usufruire dell'ausilio audio solo coloro che ne hanno fatto richiesta all'atto della prenotazione. Inoltre, l'avvio della prova d'esame verrà dato dall'esaminatore una volta finito il tempo per seguire il corso di autoistruzione. Il tempo concesso per la compilazione del questionario è quello stabilito dai vari decreti ministeriali a seconda del tipo di esame a cui accede il candidato. Il tempo residuo per lo svolgimento della prova viene visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia. Il candidato dovrà toccare sullo schermo, in corrispondenza di ogni risposta, il cerchio con all'interno la lettera V o F a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Infine, il candidato potrà liberamente navigare all'interno del proprio questionario tra le schermate corrispondenti a ciascuna domanda, scegliendo l'ordine con cui dare le risposte. Il candidato potrà cambiare le risposte date a suo piacere fino allo scadere del tempo concesso per lo svolgimento della prova d'esame. Tutte le risposte dovranno essere date entro il tempo concesso per la compilazione del questionario. Le risposte non date verranno considerate errate. Allo scadere del tempo non sarà più possibile dare risposte e il questionario verrà automaticamente terminato. Il candidato, qualora ritenga di aver terminato il questionario, dovrà confermare le risposte date premendo sullo schermo il tasto Conferma della schermata di riepilogo. Si aprirà una finestra che richiederà un'ulteriore conferma di fine esame e, data l'ulteriore conferma, la sua prova verrà considerata definitivamente terminata. La prova si intende superata se il numero delle risposte date è al massimo pari al 10% sul totale delle domande di cui si compone il questionario. A questo punto andiamo a vedere che aspetto ha la schermata d'esame e andiamo a vedere anche qualche informazione aggiuntiva. Allora, innanzitutto, toccando il monitor in corrispondenza di un progressivo numerico si può accedere a una delle domande del quiz assegnato, per cui premendo il pulsante numero 1 andrai alla domanda numero 1, premendo per esempio il pulsante numero 3 andrai alla domanda numero 3. Attenzione che sopra abbiamo 4 riquadri, eccoli qui, dove vengono rappresentate i gruppi di 10 domande. Infatti tu potrai scegliere domande da 1 a 10 e qui sotto sceglierai l'unità di quella decina, oppure potrai scegliere il gruppo di domande che vanno da 11 a 20 e sempre sotto qui andrai a scegliere la specifica domanda di questa decina e così via. Questa parte alta è la parte di navigazione tra le varie domande. Navigare tra le domande sarà possibile anche attraverso le freccette che vedi qui in basso a destra, domanda successiva e domanda precedente. Il pulsante che vedi con le righette qui, con indicato riepilogo scheda, serve per avere il riepilogo tutto su un'unica schermata di tutto il tuo esame. Così potrai navigarlo e questa cosa andrai a farla alla fine quando dovrai verificare le risposte che hai dato. Ancora qualche altra informazione. Per rispondere basterà semplicemente cliccare sulla V se vuoi dire che quella domanda è vera o sulla F se vuoi dire che quella domanda è falsa. Qui in basso a sinistra hai il riquadro del tempo a disposizione che funziona con la funzionalità conto alla rovescia e infine qui abbiamo ancora il pulsantino per il riepilogo della scheda. Andando a cliccare il pulsante di riepilogo scheda ti apparirà questa schermata, per cui avrai tutto il tuo quiz in un'unica videata e con le freccette in su o in giù potrai scorrere tutte le domande che hai compilato. A questo punto, se nella lettura del riepilogo troverai degli errori e vorrai fare delle modifiche,
premerai questo pulsantino Ritorna alle domande, dove potrai correggere. Se invece riterrai che la prova vada bene così, potrai forzatamente chiudere l'esame. Premendo il pulsante Chiudi esame, ti verrà richiesta una successiva conferma e alla successiva conferma di chiusura dell'esame la prova sarà definitivamente terminata e non potrai più rientrare per poter correggere o aggiungere eventuali risposte che non sono state date. A questo punto noi vogliamo presentarti però quali sono i segreti del metodo Zonta testati per anni sui nostri allievi per superare l'esame di teoria della patente in modo facile e sicuro. Innanzitutto il primo spunto che voglio darti è non iniziare subito a rispondere. Infatti quando ti verrà caricato l'esame, quello sarà per te il momento di agitazione massima, per cui avrai il cuore che batte forte, sarai confuso e questo non è lo stato d'animo corretto per iniziare una prova d'esame. Quindi come possiamo fare per calmarci un po' e raggiungere quella concentrazione che ci permette di rispondere bene alle domande d'esame? Allora il nostro suggerimento è dedica 3 minuti per scorrere tutte le domande d'esame. Con le freccette avanti e indietro vai a sfogliare, diciamo così, tutte le domande del tuo esame. In questo modo avrai la possibilità di vedere che il quiz, tutto sommato, è come tutti gli altri quiz che hai già fatto, non c'è niente di nuovo, niente di strano, niente di diverso e quindi anche questo quiz è alla tua portata come tutti gli altri quiz che hai fatto durante la tua preparazione. Inoltre, andare a scorrere il quiz ti permetterà di individuare quali sono le domande più facili e quali sono le domande più difficili. Quindi dopo aver sfogliato tutto il quiz, noi ti consigliamo di iniziare dalle domande più facili. Perché? Perché iniziare dalle domande più facili ti mette a tuo agio e mettendoti a tuo agio riuscirai a calmarti ancora di più e raggiungere la concentrazione che ti servirà poi per ritornare sulle domande un po' più difficili. Inoltre, compilare le domande più facili ti permetterà di mettere in saccoccia buona parte del tuo esame e poi terrai tutto il tempo che ti resta per affrontare le domande più difficili. Inoltre, una domanda difficile che avevi già individuato in fase di lettura iniziale, quando l'andrai a riaffrontare 5, 10, 15 minuti dopo, cioè dopo aver risposto alle domande più facili, vedrai che cambierà aspetto, in quanto il tuo cervello nel frattempo, finché ti occupavi delle domande più facili, intanto ha elaborato anche quei concetti che inizialmente ti sembravano un po' più difficili. Un altro spunto che vogliamo darti molto importante è rispondi alle domande come se non potessi correggere le risposte. In realtà tu ben sai che puoi correggere eventuali risposte che ritieni errate, ma noi preferiremmo che tu affrontassi ogni singola domanda come se non potessi correggerla. Questo perché ti costringe a ragionare fino ad arrivare ad una conclusione sicura, oppure se non arrivi a una conclusione sicura, abbandonerai quella domanda e la rifarai più tardi. Mi raccomando, rispondi solo quando sei sicuro. Questo ti eviterà di farti venire dei dubbi alla fine. Quindi mi raccomando, pensa bene, leggi bene, concentra e poi metti la tua risposta. A questo punto verifica di aver risposto a tutte le domande, appunto perché può essere che tu abbia compilato il quiz a salti, in quanto trovando delle domande un po' più complicate hai preferito tenerle alla fine. Una volta che hai risposto a tutto, assicurati che tutte le caselline nel menu in alto siano con lo sfondo verde. Infatti, il menu in alto riporterà le domande con sfondo bianco, dove ci sono i numeri, quando le domande sono ancora da rispondere, e invece diventeranno le caselline verdi quando avrai risposto a quella domanda lì. A questo punto entra nel riepilogo della scheda per rileggere l'esame con il pulsantino che trovi alla sinistra delle freccette di navigazione che trovi nella schermata di compilazione.
non farti venire strani dubbi. Ecco qui, mi raccomando, nella rilettura dell'esame, quello è un momento molto delicato perché ti verranno tutti i dubbi del mondo. Ti sembrerà di aver sbagliato le domande e ti verrà voglia di correggere. Mi raccomando, attenzione, perché non farti venire strani dubbi, perché molto probabilmente la risposta che hai dato è la risposta giusta, in quanto, come abbiamo fatto nel punto 5, tu hai risposto alle domande ragionando bene e mettendo con sicurezza una determinata risposta, perché hai compilato come se non potessi correggere le risposte. Quindi attenzione, dai una lettura finale, ma non farti venire strani dubbi. Quando è finito, chiudi la prova anche prima della fine del tempo, perché se tu per esempio ci hai messo 20 minuti per compilare l'esame e poi ti resta del tempo libero, tenendo l'esame davanti a te aperto, ti verrà sicuramente la tentazione di cambiare qualche cosa. Mi raccomando, quindi, quando hai compilato l'esame, verificato di aver risposto a tutto e hai finito la prova, chiudila tu, perché altrimenti ti verranno dei dubbi e ti verrà la tentazione di cambiare. Ecco, rileggi questa piccola lista che abbiamo fatto per te dei segreti del metodo Zonta e in bocca al lupo per il tuo esame. Ciao!